In A2 la Secco vince di nuovo e lo fa contro il temibile Lago Negro, inanellando un altro successo in questo straordinario girone di ritorno dove sarebbe in vetta addirittura. Ottima la prestazione di Ferrato in regia, tra alzate ispirate, muri attacchi, bene De Paola e Pessoa, a tratti rientrante Sant'Angelo, ma soprattutto gran prova di carattere che avvicina il sestetto di lanci a un'area più vivibile in chiave salvezza. Giovedì 24 alle 21 si approfondirà col centrale Tommaso Fabi come ospite a Pallavolè. In A3 la Bapineto sbanca faticando solo nel set centrale il campo del Garlasco con un perentorio 3-0 in una serata in cui si rivede un buon Link, 17 punti, mentre al resto pensano i compagni in un match temuto sulla carta ma dominato sul parquet. Il tutto alla vigilia del recupero al Pala Santa Maria domani alle 20:30, tutt'altro che semplice con il Porto Maggiore. A2 femminile a riposo l'Altino, in B maschile l'Alba lotta strenuamente ma perde con la capolista Macerata, mentre ritrova un parziale sorriso il Paglieta che torna alla vittoria, sia pure al tiebreak, dopo una splendida rimonta da 0-2 contro l'Ischia. In B1 femminile la Teatina vince tra gli applausi anche l'altro scontro salvezza col Civitavecchia, un altro piccolo miracolo considerando l'organico ridottissimo e gli acciacchi pesanti di più titolari. L'affermazione peraltro che consente alle neroverdi nelle immagini di scavalcare proprio le citate laziali e avvicinarsi all'area franca. In B2 non fa più storia il Teramo capolista solitaria che allunga sul Coridonia, che ha riposato, dopo aver espugnato al tiebreak il campo ostico del Bari in un match combattutissimo che vuol dire 11 in 11 gare, pazzesco. Splendido derby vinto dalla Ceteas a danno dell'inguaiata d'Annunziana, un 3-0 vibrante e spettacolare con due set ottenuti dalle Montesilvanese ai vantaggi a riprova dell'equilibrio vissuto per lunghi tratti. Si mangia le mani il Gada Pescara 3 che in vantaggio 2-0 a Trani si fa rimontare perdendo il tiebreak dopo aver sfiorato in due frazioni 27-25, 25-23 i tre punti pieni. Segnali comunque di una ritrovata forma di questi tempi non è poco in attesa del Gran Derby, sabato prossimo alle 17 al Palo Orfento contro la Ceteas.